Ed eccoci nuovamente in compagnia della nostra psicoterapeuta del cuore, Francesca Vinai, che saluto. Ciao Francesca, ben trovata. Ciao a te e a tutte quante le persone che ci seguono. Allora, oggi inizieremo a parlare di un argomento veramente, veramente delicato. Ci faremo un sacco di nemiche perché oggi parliamo delle suocere rompiscatole. E sei stata diplomatica, possiamo dirlo. Mi conosci già, eh? Potremmo dire finché suocera non ci separi, ma al di là delle battute si tratta di un argomento serio e che possiamo un po' leggere da tante sfumature differenti. La riflessione nasce dal fatto che sovente durante i colloqui si arriva un po' all'aspetto proprio della suocera e della famiglia di origine, che sovente è molto invadente nelle scelte e quindi questo si trova a non andare d'accordo poi con le scelte e con la ricerca di autonomia della coppia stessa. Quindi in alcune famiglie il rapporto con i suoceri è un grande dono, in altri invece si vede che si fa un po' fatica. E inoltre dobbiamo anche dire che in effetti la suocera è un oggetto sovente di barzellette e anche di battute, quindi non ce le vogliono le suocere che ci stanno seguendo. No, ma anche perché poi, come hai detto giustamente tu Francesca, molto spesso sono un grande dono. È un po' anche un luogo comune, no? Questa cosa della suocera rompipalle, invadente, che si mette in mezzo, che difende il figlio. Per carità, ce ne saranno anche, però non sono tutte così, ringraziando, dobbiamo dire. Sì, ma infatti poi l'argomento complicato nei colloqui non si riesce mai bene a definire, nel senso che in alcuni casi è proprio perché c'è già crisi di coppia e quindi poi vengono fuori le difficoltà con la suocera. In altri casi sembra che invece le difficoltà con la suocera portino poi alla crisi di coppia, quindi è sempre un po' difficile tirare una linea di demarcazione. Certo è che dobbiamo considerare anche in quale momento si trova la coppia. Potremmo dire che ci sono dei motivi differenti per cui nascono le incomprensioni tra nuora e suocera, e alcuni motivi possiamo anche provare a raccontarli alle persone che ci ascoltano, magari qualcuno si ritrova. Intanto uno dei motivi di discussione riguarda l'educazione dei figli. Ma ti dirò, in questo caso non entrano in ballo solo le suocere, ma anche le mamme stesse, quindi vedi, non è proprio solo un accanirsi contro la suocera. Talvolta nell'educazione dei figli si mettono in mezzo anche le mamme, che sono suocere per il marito, no? Esatto, diciamo che questo è proprio un must a livello degli argomenti di discussione. Di solito quello che funziona è dire in modo chiaro e preciso quali sono le regole, quali sono gli atteggiamenti che vanno tollerati, ma anche io dico sempre che dobbiamo un po' tollerare anche gli sprazzi alle regole. Anche perché non dimentichiamoci che noi stiamo parlando di suocere, ma per questi bimbi loro sono i nonni, e quindi se qualche vizio non lo danno i nonni, chi lo deve dare? Esatto, hai detto bene, anche perché i bambini sono proprio capaci di capire che si tratta di eccezioni, ma sovente alcune donne con cui io lavoro dicono proprio: non sopporto più mia suocera perché tutte le volte le dico di fare in un certo modo con mio figlio, invece lei fa in un altro. Oppure quali altri sono così gli argomenti che tu senti spesso nel tuo studio? E un altro argomento, quello della cucina, laddove c'è la suocera che è una cuoca bravissima e magari la nuora non è altrettanto brava. Come cucina mia mamma? Non cucina nessuno, apriti cielo, litigate formidabili in casa, ecco. Esatto, questo è proprio un altro argomento di discussione, ma anche nel caso in cui la suocera è bravissima ai fornelli, quindi poi quando invita figlio e la moglie a cena, allora si prodiga nel cucinare tutta una serie di piatti, magari invece la nuora è un pochino più attenta alla linea, e quindi anche questo sovente è proprio oggetto di discussioni. Vabbè, però insomma, come la fai, allora non siamo mai contente. Mia suocera, ad esempio, lei mi dice: da mangiare c'è questo, se poi tu non vuoi perché sei a dieta, cavoli tuoi. Io infatti la adoro per questo, perché mi lascia stare. È un
una suocera già assertiva. Assolutamente sì, ma perché poi alla fine, no? Adesso noi scherziamo, però secondo me tutto sta nel parlare chiaro, e come hai detto tu. Sì, assolutamente è così. Infatti un po' alla base delle riflessioni che noi stiamo facendo c'è la questione delle regole, che andrebbero definite in modo chiaro, e sicuramente bisognerebbe un po' allenarsi ad avere un giusto distacco emotivo e non entrare in competizione. Di solito quello che dico anche alle donne con cui lavoro è: provate a mettervi nei panni di vostra suocera, perché come dicevi tu prima, anche un po' scherzando, comunque la suocera è la mamma del compagno, quindi c'è proprio una linea discendente che va capita. Assolutamente, poi parlando uno forse riesce anche a comprendere, no, determinati atteggiamenti, soprattutto per chi è mamma, appunto, magari può capire un po' di più. Francesca, come si prevedeva già dall'inizio, questa chiacchierata è volata perché l'argomento è molto interessante e intrigante, anche fa sorridere, quindi i minuti sono volati e io devo interrompere qui la nostra chiacchierata. Io direi che l'argomento sul come gestire la suocera invadente, o comunque l'argomento suocere, va continuato nella prossima settimana, assolutamente. Cosa magari ne pensi? Frecciatina a quelle suocere che entrano in casa senza preavviso. Per carità, assolutamente sì. Una puntata solo per quelle suocere che entrano senza bussare, senza suonare, perché hanno le chiavi, che magari gliela date di nascosto il figlio. Molto bene, istruzioni per l'uso per queste situazioni. Assolutamente sì, sarà una puntata utilissima. L'appuntamento è per la prossima settimana. A presto, Francesca. A presto, ed è sempre un piacere stare con voi. Radio Stereo 5.